Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video tutorial natalizio. Quest'oggi vi faccio vedere come è semplice preparare in casa uno scrub corpo e un burro corpo al limone. Sono due pensieri che potete tranquillamente regalare ai vostri amici e ai vostri cari e come vi dicevo sono semplicissimi da realizzare. Ecco quello che vi occorre. Partiamo subito dallo scrub, che è quello un po' più semplice. Vi occorreranno circa 2 bicchieri di zucchero semolato. Se per caso il contenitore dove lo volete mettere è un po' più grande, ovviamente raddoppiate le dosi. Una buccia di limone, possibilmente biologica, e 2 cucchiai belli pieni di olio di cocco. Se non avete l'olio di cocco, utilizzate l'olio d'oliva, non vi preoccupate. Scaldate a bagnomaria o al microonde fin quando si scioglierà completamente. Dopodiché potete aggiungerci le fragranze. Io aggiungerò anche un pochettino di mica color oro per dargli un po' di colore. Poi vado ad aggiungerci l'olio essenziale di limone e la fragranza. Una volta aggiunte le fragranze, vado a mettere l'olio all'interno del mio zucchero e vado ad aggiungerci anche 2 cucchiai di olio d'oliva per renderlo ancora più cremoso. Questo diciamo va un po' a gusti, se lo volete un po' più morbido lo scrub aumentate l'olio, se vi piace così allora non aggiungete nient'altro. E questo è il nostro scrub. Passiamo al burro corpo al limone. Per realizzare questo burro corpo vi serviranno 2 semplici ingredienti: del burro di karité, io questo l'ho acquistato sul sito Zen Store, vi lascio comunque tutte le informazioni giù nell'info box, e vi servirà anche dell'olio di cocco. Anche qui, se non avete l'olio di cocco, non vi preoccupate, utilizzate l'olio d'oliva, ovviamente verrà un po' più fluido rispetto al mio. Metto anche queste a bagnomaria o al microonde, quando si saranno sciolti entrambi vado un attimo a metterli nel frigo perché devono addensarsi. Quando si sarà raffreddato vado ad aggiungerci le fragranze, in questo caso utilizzo sempre la stessa fragranza dello scrub, questa è una fragranza al limone che io acquisto sul sito Aromazon, è molto buona e giuro profuma di crema al limone, non so come dirvelo, profuma proprio di torta al limone. Lo vado a rimettere nel frigo e come potete vedere arriverà a questa consistenza. Quando arriva a questa consistenza sarà pronto. Se avete del tocoferolo in casa, vitamina E liquida, potete aggiungerla al burro in modo tale che il burro si conservi un po' più a lungo, però non è indispensabile. Se non ce l'avete non vi preoccupate, comunque durerà all'incirca 3 mesi. Allora ragazze, spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, come sempre aspetto i vostri commenti qui sotto, se volete realizzarli potete utilizzare l'hashtag Natale con Jennifer e quindi taggarmi se avete Instagram o Facebook. Io vi mando un grosso bacio e buone feste di Natale!